siamo pronti, andiamo a far partire il timer, prendiamo over air. Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Come vedete sono qui con il mio over air X1. Questo sarà un video leggero dove vi faccio vedere come uso io questo drone, ma soprattutto vi faccio vedere un accessorio che mi sono realizzato per portarmelo in giro e in questo modo lo ripongo qui all'interno del mio zaino senza nessuna paura di rovinarlo. Siete curiosi? Beh, non ci resta che andare a vedere questo video. Per trasportare questo Over Air X1 ci sono varie soluzioni. Le possiamo trovare ad esempio sugli store AliExpress, Banggood, Amazon. Ci sono varie soluzioni in vendita. Inoltre viene venduto proprio dalla Over un astuccio che racchiude lui e la batteria, però è molto carino ma ha un costo abbastanza alto. Parliamo di $45 circa. Beh, io ho trovato una soluzione che secondo me è il top e che vi raccomando. Ma non solo, dopo averla realizzata, essermela stampata, vi darò anche la possibilità di scaricare i file che mi sono creato e di stamparli. Ma scopriamola insieme. Eccola qua, questa è la custodia in PLA che ho realizzato. Andiamola a vedere insieme, un po' più nel dettaglio. Vedete, da qui riesco a estrarre il mio Over Air X1. Me la sono personalizzata di modo che comprendesse anche questa batteria. E questa, secondo me, è una delle soluzioni più pratiche, perché possiamo estrarre Over Air X1 e essere pronti al volo. Ma adesso vediamo quanto tempo impieghiamo. Mettiamo anche un contatore, vediamo quanto tempo occorre per mettere in funzione questo drone con questa soluzione. Quindi direi a questo punto di partire direttamente dal drone dentro lo zaino. Siamo pronti, andiamo a far partire il timer, prendiamo Over Air X1 e mettiamolo subito in funzione. Come faccio? Tengo premuto il tasto di accensione, compare il LED verde e lui inizializza il sistema. Vado qua, Dolly Track e premo avvia, mi inquadro. E siamo già operativi. Quanto tempo abbiamo impiegato per volare con Over Air X1? Vedete, se io mi alzo, guarda, inquadra lui Ale, se io mi abbasso, un po' come va, siamo al parco, guardate lui come ci segue facilmente, senza nessun tipo di problema. Realizziamo in questo modo delle clip in libertà ovunque vogliamo, viste da un'altra prospettiva. Naturalmente posso impostare un'altezza, posso fare un sacco di cose con questa applicazione che viene costantemente aggiornata da quelli di Over. Lui ha tante funzioni, non solo quella di seguire da dietro il soggetto, ma ci possiamo far seguire anche di fronte. Adesso vedete, io ho messo la mano in avanti, lui si accorge e arriva e atterra al punto di partenza. Volendo possiamo farci seguire anche di fronte e in questo modo lui rimarrà sempre davanti e continuerà a seguirci durante le nostre avventure. Un dronetto veramente interessante questo, che purtroppo non costa poco, però che ci offre veramente tanto. Anche in questo caso possiamo impostare l'altezza, possiamo dirgli di seguirci a una certa distanza, più vicino, più lontano, facciamo tramite l'applicazione e è tutto molto semplice. Vediamo se adesso lo inganniamo, ma non lo inganniamo in nessun modo. E a questo punto torniamo e andiamo a vedere questo case che ho realizzato. Lo richiamo a me mettendo il braccio in questo modo, lui se ne accorge e torna. Guardate quanto è intelligente questo piccolo drone. Questa custodia è composta da due parti, sono due file distinti, il guscio esterno e
la parte interna. È molto facile e veloce da stampare, occorrono circa 3 ore e mezzo se abbiamo una stampante in PLA tradizionale. È interessante perché sono state realizzate delle asole, queste finestre qua che vediamo, che ci consentono anche di ricaricare il drone quando è riposto nella custodia. E in questo modo noi, senza doverlo estrarre, possiamo metterlo in carica facilmente. Vedete, ho apposto il QR code perché questo piccolo drone, pur essendo un drone inoffensivo che si conduce senza patentino, richiede assicurazione, registrazione su D-Flight, applicazione del QR code, insomma le classiche cose che occorre su tutti i droni dotati di una videocamera. È un drone adatto per coloro che vogliono iniziare, ma soprattutto adatto per coloro che non vogliono stare a perdere tempo, applicazioni, aggiornamenti. Questo è facile da usare, veloce, non è diciamo un drone adatto per gli smanettoni, per coloro che cercano funzioni avanzate, perché le funzioni sono queste, verranno aggiornate, ma comunque rimangono queste funzioni qua. Però è molto molto pratico per chi non si vuole stare a sbattere con tutte queste cose qua, magari vuole andare a farsi una bella escursione in montagna. Se lo mette dentro una piccola custodietta così, che lo protegge dagli urti e da eventuali danni, e se lo porta dietro facilmente. Beh ragazzi, io ho realizzato questo file, questi due file STL che vi lascio qua sotto nella descrizione del video. Una volta scaricati troviamo due file, 1.stl e 2.stl, e rappresentano i due componenti che dovremo andare a stampare. Uno è il guscio interno e uno è la scocca esterna. Quindi vado su Google, cerco Ultimaker Cura e procedo al download del software. Nella Launchpad troveremo Ultimaker Cura. Questa è la versione 5.6 del software, ma vi garantisco che dalle versioni precedenti non cambia molto. Al primo avvio dovremo andare a configurare la nostra stampante. Ci chiede di fare la registrazione, noi non la facciamo, saltiamo tutto il processo, andiamo su Ultimaker Print o non Ultimaker Print, nel mio caso non Ultimaker Print, e andiamo a sceglierci la nostra stampante. Mettiamo il caso che ad esempio abbiamo una Creality, quindi vado su Creality 3D e mi scelgo ad esempio la Ender 3 Pro Next. Il programma di default metterà tutti i parametri, controlliamoli che siano gli stessi che ci vengono forniti dal produttore della stampante, e il gioco è fatto. Ci ritroviamo in questa schermata molto semplice da utilizzare, dove all'interno possiamo andare a trascinare i file che abbiamo precedentemente scaricato. Ad esempio scelgo il file 2, vado qua, me lo trascino e vedete, in questo caso il file deve essere scalato, quindi occorre aumentare il fattore di scala del 100%, e in questo modo avremo il guscio pronto per la stampa. Se andiamo su Slice senza fare alcunché, vediamo che il file è già stato processato e è già pronto per la stampa. Naturalmente va ottimizzato tutto il processo. Se non avete dimestichezza, ci sono tanti tutorial online e sono sicuro che non troverete difficoltà. Li potete scaricare tranquillamente, se avete una stampante 3D li mettete in stampa, basta semplicemente passare dallo slicer Cura ad esempio. Se no, se non avete una stampante 3D, beh magari conoscete qualcuno che lo può stampare al posto vostro. Quindi spero che questa cosa sia utile per qualcuno. Ci vediamo con nuovi video qui nel canale, alla prossima, ciao!